tirato il pacco, bene. Miele. Che bello che. Ciao, ragazzi. Che spettacolo, complimenti. Stai prendendo. Che figura di. Prima di tutto la misura della testa, così vediamo. Sì. Sono qua, eh. Voilà. Ed eccoci qua, tra le meravigliose montagne della Val d'Aosta. Sono a casa del mio amico Henry, appunto qui in Val d'Aosta, in una cornice meravigliosa. Sono Barba Brissiu, chi mi conosce sa cosa faccio, chi non mi conosce, il mio mestiere è quello di scolpire con la motosega, e quindi il Chaison Carving, e riesco a scolpire in ambienti come appunto questi, e oggi appunto sono qui invitato da Henry e proviamo un attimino a scolpire un qualcosa di diverso. La mia avventura è iniziata 18 anni fa. È iniziata subito come una passione e solo 4 anni fa è diventata una professione. Io dico sempre che sono pagato bene per giocare e ne sono consapevole. E questo tipo è difficile per me chiamarlo lavoro. Diventa lavoro dal momento che, facendolo come professione, all'interno di questo aspetto poetico c'è tutta la parte appunto burocratica, professionale, di corsi, di queste cose qui, che serve sicuramente a dare un'immagine più professionale di questo lavoro. Ma è importante sempre ricordarsi che per poterlo svolgere bisogna essere bambini. La tecnica di scolpire con la motosega e appunto Chaison Carving è un po' diversa dalla scultura tradizionale, in quanto si butta subito quello che si ha in testa, nel cuore, sul pezzo di legno e si interagisce completamente con lui. E si seguono i suoi suggerimenti dati dalle venature, dalle sporgenze e da quelli che potrebbero essere i difetti. Per chi si appresta appunto a scolpire, perché si appresta con questa avventura qui, deve ricordarsi una cosa principale: la sicurezza, perché oltre che essere pericoloso per noi stessi, dobbiamo portare sempre esempio per chi ci guarda. Quindi è una cosa importante e comportarsi sempre in maniera professionale, avere la possibilità di fare dei corsi per quanto riguarda la motosega. Sicuramente tutti i DDP, sono tutta l'attrezzatura e tutto l'abbigliamento che serve per proteggerci da eventuali danni. Il primo che si meraviglia di ciò che si crea col pezzo di legno, alla fine sono sempre io, nel senso sono la parte principale di questa emozione, di questo segreto. Logicamente lo devo fare per altri, ma la cosa fantastica è che mi danno sempre la possibilità di poter interpretare questa maniera di mettere giù la scultura. E infatti la ricerca non è tanto quella di eseguire un'opera d'arte in maniera assoluta, ma il mio obiettivo è sicuramente meravigliare chi mi guarda. E leggere nei loro occhi la sorpresa è la più grande soddisfazione che posso avere. Ciao a tutti e grazie. Questo è tutto, ragazzi. E quindi, da Barba Brissiu e dal mio assistente Titan, tanti auguri di buon Natale. Brissiu è una persona umile, con un cuore enorme. Un artista che vuole crescere, che vuole migliorare ed imparare. Un uomo che ha delle potenzialità nascoste, ancora da scoprire. Ed un uomo che ha avuto il coraggio di mettersi in gioco attraverso la sua abilità e la sua personalità. È una spugna che vuole assorbire da tutti coloro che hanno passione e hanno il DNA di legno. Brissiu ha le vene cariche di linfa che sale sempre verso la punta dell'albero. È un personaggio. Fa spettacolo con le sue motoseghe e attraverso l'arte che esprime riesce a catturare il cuore della gente. Ha una grande donna e compagna che lo supporta in tutto e io sono felice che la nostra amicizia profuma della stessa essenza, quella del legno. Ciao a tutti, Henry. Vuoi parlare? Sì, vai, puntino rosso, 1, 2, 3, ok. Sa che scolpisco con la motosega. È completamente vero, guarda.
camino male.